Ah, ciao Coni, benvenuto, anche se comunque è un po' di tempo che sei arrivato qui a Empoli. Ti chiedo quali sono le tue impressioni con il gruppo e perché appunto hai scelto Empoli. Del gruppo, è un gruppo giovane con tanto entusiasmo e poi sono tutti gentili, hanno tutti voglia di lavorare. Poi cosa mi ha fatto scegliere Empoli? Perché sono un po' conosciuti, perché lavorano bene con i giovani. È una squadra, un team che lavora bene. Le tue prime impressioni con l'allenatore, con Paolo Zanetti, come sono? Come ti stai trovando col mister? Bene, bene, molto bene. È un mister che sa cosa vuole e lo trasmette bene. Come ti trovi poi in particolare con i tuoi compagni di reparto, visto che comunque insomma è un po' tutto nuovo, no, per te, sia la Serie A che anche l'Empoli? Come ti trovi con i tuoi compagni? Bene, molto bene, mi trovo bene con tutti e poi mi aiutano tutti perché hanno già giocato in Serie A, no? Per me è tutta nuova e mi aiutano tanto. Ti abbiamo già un po' visto con la maglia della Juventus, sia con l'Under 23 che con la prima squadra, però ti chiedo quali sono le tue caratteristiche e che difensore sei? Per prima credo che sono un difensore che difende bene e poi sono veloce e con la palla, cioè nel gioco mi credo forte. Senti, negli ultimi anni ci sono molti giocatori belgi che ormai sono venuti nel nostro campionato. Ti chiedo a che è dovuto questo aspetto rispetto al passato in cui magari ce n'era meno, se c'è un'attenzione maggiore anche nel tuo paese nei confronti dei giovani calciatori e un'attenzione naturalmente anche in Italia per il Belgio. Penso che in Belgio lavorano bene con i giovani e poi è notato un po' da tutto il mondo, mi sa, perché anche i miei compagni del Belgio, tanti vanno all'estero e penso perché lavorano bene, siamo diventati più forti. Sei ancora giovane, però a proposito del Belgio, tra i tuoi obiettivi c'è anche quello di raggiungere la nazionale? Mm-hmm. Sì, vediamo come va questa stagione. Penso che c'è la possibilità, però è da vedere.